Seguendo la lettura semicontinua del Vangelo secondo Matteo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo alla fine del capitolo 11 lo splendido testo con cui Gesù loda il Padre, Signore del cielo e della terra, perché si rende conto che la rivelazione è stata offerta ai piccoli. I sapienti e i dotti, cioè coloro che pretendono di sapere, che hanno una loro arrogante autosufficienza, blocca la conoscenza di Dio. I piccoli non i piccoli di statura o i piccoli di età, ma gli umili Coloro che riconoscono il proprio limite hanno la possibilità di accogliere la rivelazione divina. Questa è la volontà del Padre, è il suo progetto benevolo e tutto è stato dato a Gesù. Gesù è il rivelatore del Padre. Formula una espressione importante, addirittura urtante per chi non lo accetta. Gesù sta dicendo, nessuno di voi capisce bene chi sono io, non mi conoscete, solo Dio Padre mi conosce davvero. E nessuno di voi conosce Dio, lo conosco solo io. E voi lo potete conoscere solo se io ve lo faccio conoscere. È una pretesa fortissima. Gesù dice di essere l'unico che conosce Dio. E nessuno può conoscere Dio senza passare attraverso Gesù. Egli è il rivelatore. Perciò dice venite a me. Venite a me voi tutti, tutti voi siete stanchi e oppressi, oppressi dal vostro peccato, oppressi anche dalla legge. Avete bisogno di liberazione. Venite a me e io vi farò riposare. Prendete il mio gioco, legatevi a me, condividete con me. Il gioco. Imparate da me. Io sono mite e umile di cuore. Ho un atteggiamento benevolo, non prepotente. Venite a me, legatevi a me, imparate da me e troverete riposo. La vostra vita si riposerà, troverà ristoro, piacere realizzazione. Il gioco di Gesù non è pesante, è dolce, è leggero. È un'affermazione importantissima che dobbiamo valorizzare e apprezzare. Troppe volte abbiamo detto che essere cristiani è difficile, è pesante, è faticoso. Gesù sta dicendo che essere cristiani, aderire a lui, prendere il suo gioco è un fatto dolce, non è un peso, ma è leggero, è facile, è riposante aderire a Gesù. Gesù è un liberatore con la sua mitezza. Proprio l'atteggiamento umile di cuore libera dall'orgoglio dell'uomo. La prima lettura ci propone una immagine messianica dal libro del profeta Zaccaria. È il testo che in genere noi ascoltiamo nell'applicazione evangelica la Domenica delle Palme, quando Gesù scelse di entrare in Gerusalemme cavalcando un asino. Il testo di Zaccaria, un'opera abbastanza tardiva di epoca ellenistica, sembra alludere ad una figura messianica in contrapposizione a quella di Alessandro Magno, il grande condottiero macedone che nel giro di pochi anni conquistò il mondo antico. Il profeta annuncia alla figlia di Sion, cioè il popolo di Israele, che il re sta arrivando. Eccolo, il tuo re viene. Giusto, vittorioso, umile, cavalca un'asina. Il re annunciato non è un condottiero militare. È un uomo che fa giustizia, che vince in forza della sua umiltà. L'immagine di colui che cavalca l'asina riporta ad una condizione semplice, è l'atteggiamento del contadino che arriva nella sua semplicità. Non solo. Il profeta annuncia che il Messia, il Re che sta per venire, farà sparire il carro da guerra e il cavallo. Erano i simboli dell'armamento, gli armamenti importanti che potevano dare sicurezza ad una nazione. Spezzerà l'arco di guerra e annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. È una prospettiva messianica universale. Il re messia sarà umile, debole, ma distruggerà gli armamenti. Farà la pace. Non con un'altra guerra, ma con l'atteggiamento benevolo della propria vita. E noi sappiamo che questa profezia messianica si adatta perfettamente a Gesù: non semplicemente perché entrò in Gerusalemme su un'asina, ma perché il suo stile fu umile e la sua opera di salvezza non è stata un combattimento militare con la forza, non ha schiacciato i nemici, si è lasciato schiacciare, ma ha dimostrato una potenza molto più grande del male e la sua capacità di amore ha vinto ogni forza negativa. Unirsi a Gesù, prendere il suo gioco, vuol dire acquistare questa forza immensa dell'amore e quindi diventa facile. Perché significa lasciar comandare Lui, lasciare che sia Lui a portare e a mettere l'energia necessaria per la vita. Il Salmo 144 celebra il regno di Dio e noi ne adoperiamo alcuni versetti per benedire il nome del Signore, riconoscendo la Sua connotazione precisa. L'avevamo trovata nella domenica della Santissima Trinità, l'immagine di Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. L'avevamo letto nel Libro dell'Esodo. Oggi ci è riproposto nel Salmo. È la caratteristica di Dio. Gesù rivela che Dio è così. Sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Nella seconda lettura, seguendo la lettera ai Romani, dal capitolo ottavo, ascoltiamo un passo importante in cui l'Apostolo dice che noi, redenti, siamo guidati dallo Spirito di Dio. Non siamo prigionieri della carne, cioè del nostro istinto. Non facciamo le cose istintivamente. Non siamo necessariamente costretti a fare il male perché la carne è più forte di noi. Ma lo Spirito ci ha liberati, ci ha resi capaci di vivere secondo Dio. Se accogliamo Gesù, ci viene dato il suo Spirito che ci libera dalla nostra carne. Ed è Gesù che fa la forza, per cui il suo gioco è dolce e il suo peso è leggero. Fidiamoci, ne avremo un enorme riposo.